Siamo sicuri che con la cultura non si mangia? E siamo sicuri che in un momento come questo, anno settimo della grande crisi, la parola cultura e tutte quelle che si porta dietro, formazione, istruzione e quant'altro, vadano declinate esattamente nel modo in cui si faceva prima della crisi? Vale la pena chiederselo in una regione come l'Umbria, che è tra le più scolarizzate, con un numero di laureati nettamente più alto della media italiana, 27% contro poco più del 22%. E dove però, nei primi 5 anni di crisi, la spesa delle famiglie per istruzione e formazione è calata dai quasi 30 euro al mese che si spendevano nel 2008 ai 25 del 2013. È lo stesso periodo in cui il reddito di ogni umbro è calato in termini reali di 3.000 euro l'anno. Sgomberiamo il campo dagli equivoci. L'impoverimento non è dovuto al fatto che abbiamo cominciato a spendere di meno in istruzione, è ovvio. Semmai vale il contrario. Il più basso reddito a disposizione ha portato al taglio delle spese anche in formazione. La minore istruzione però porta verosimilmente a un minor reddito in futuro. Secondo stime attendibili, in Europa un diplomato guadagna tra il 25 e il 50% in più di un individuo con la sola licenza media. E un laureato ha un reddito tra il 20 e il 40% superiore a quello di un diplomato. Quindi sì, con la cultura si mangia. Ma non è solo questo il punto, c'è dell'altro. Perché quanto più i saperi, le competenze e le conoscenze sono condivisi e messi in circolazione, tanto più si hanno frutti migliori e per certi versi inediti, come nel caso dell'Hub Corciano. Hub come progetto parte dall'idea della collaborazione e della condivisione dei progetti. Ma che cos'è Hub Corciano? Hub è una condivisione di spazi, che è però un pretesto per condividere idee sulla base delle quali sviluppare progetti, da spazio fisico di coworking a incubatore di imprese. L'idea è rappresentata bene da Kenmanji, la prima startup incubata da Hub Corciano, attivo dal gennaio del 2014. Si tratta di un software che consente la gestione degli ordini per mangiare alle sagre e che ai clienti permette di scegliere le pietanze mediante uno smartphone. Il primo esperimento, l'estate scorsa, alla sagra di San Savino, zona Lago Trasimeno, ha dato un risultato sorprendente. 12% di utilizzatori la prima sera, 54% l'ultima, con un'utenza tendenzialmente over 50, laddove ci si aspettava che a usare l'app fossero in maggioranza giovani smanettoni. Ecco, Kenmanji è il primo risultato tangibile di Hub Corciano, che ha al suo interno imprese che si occupano di ingegneria, traduzioni, interpretariato e sviluppo web che interagiscono tra loro. Ed è aperto a chiunque abbia idee e sia disposto a condividerle per farle diventare progetti. All'interno di questa struttura noi andiamo a curare dalla condivisione di spazi fisici, quindi il mettersi intorno a un tavolino su degli spazi che permettano alle persone e ai neo-imprenditori di confrontarsi e di confrontarsi soprattutto sulle idee. Da lì si parte con un percorso, quindi con quello che può essere una costruzione di un progetto sopra a magari un sogno a volte. Questo grazie anche alla formazione, quindi la formazione che permette di accrescere il valore delle persone e delle idee. Formazione, sogno, parole che rimandano apparentemente a mondi distanti, ma senza la cui miscela non sarebbe possibile sviluppare idee nuove. Parole che contaminate con altre, rete, condivisione, comunità, portano, se così si può dire, all'estremo l'idea di Hub Corciano, come succede con Yappa, che è una sorta di esclamazione o un grido di battaglia, come lo definiscono gli ideatori. Perché quando si hanno idee nuove davvero, occorre farsi coraggio, scrollarsi di dosso inutili timori e provarci. Yappa sta per incontri di apprendimento partecipativo.
è un portale di crowd learning che punta cioè all'organizzazione dal basso di momenti di formazione che possono prendere le forme più varie, seminari, convegni, focus group e quant'altro. YAP è un portale che è soltanto il punto di incontro, il punto di inizio per far incontrare, diciamo, la domanda e l'offerta formativa. Nel senso che YAP sarà formato da utenti, che sono persone che si iscrivono e possono o guardare appunto, diciamo, il catalogo, diciamo, le proposte fatte dagli altri utenti, o proporre chiunque voglia un incontro. YAP è nato nel terreno fertile di Palmetta, centro d'aggregazione giovanile di Terni, crocevia di idee, pratiche e linguaggi per eccellenza. E dell'apertura e condivisione che di Palmetta sono i tratti distintivi, porta i segni nel DNA. L'idea che sta alla base di YAP è che la formazione non si può racchiudere in una fase della vita o solo in determinate istituzioni e luoghi, e che chiunque lo voglia e abbia strumenti per farlo può insegnare qualcosa a qualcuno e apprenderlo a sua volta. È condivisione al massimo livello, è rovesciamento di ruoli, dove il prof di italiano magari diventa allievo di un corso di chitarra rock impartito da un suo allievo. Ognuno di noi è portatore di un sapere, un saper fare o un saper fare, una conoscenza che può scambiare con le altre persone. YAP, appunto, la filosofia che ha è che tutti possono insegnare e apprendere. E ci piace pensare che ogni luogo possa accogliere questo tipo di formazione. YAP è appunto un grido di battaglia, con un approccio punk, di quel punk che spingeva a farsi protagonisti. Se hai qualcosa da dire, prendi uno strumento e sali sul palco. Tutti possono farlo. Questo è il cuore di quell'attitudine. Un approccio punk senza il quale non sarebbe nato Zoot. Anche in questo caso quasi un grido, stavolta di derivazione francese, che in italiano suona più o meno come un'esclamazione, che magari diventa uno stimolo ad andare avanti. Zoot è un'espressione della lingua francese colloquiale, che è una sorta di imprecazione, di risposta a un avvenimento, diciamo, inaspettato che capita. Però è usato anche proprio come, in maniera abbastanza, una risposta a qualcosa anche di fastidioso, di non positivo che può avvenire. E quindi noi abbiamo pensato Zoot come una risposta in positivo. Con Zoot ha riaperto le porte alla primavera del 2014 l'ex Cinema Vittoria, nel cuore di Foligno, chiuso dal 1999. Tra quelle mura tornate a nuova vita trovano ora spazio spettacoli teatrali, concerti, danza, installazioni artistiche, corsi di formazione, incontri con autori. Abbiamo detto, le ipotesi sono due. O si cambia lavoro, ci riattistriamo, quindi ci arrendiamo allo stato attuale delle cose, oppure Zoot, cavolo, andiamo avanti. E Zoot ce la fa, lo fa mettendosi in rete, aprendo davvero quelle porte rimaste chiuse per tanto tempo, spalancandole ad associazioni e operatori culturali della città, creando una rete le cui maglie diventano sempre più solide. La richiesta, la risposta del pubblico e la voglia di partecipazione sono la dimostrazione che quello spazio andava riaperto, che si poteva usare. C'è una grande risposta. Qui dentro abbiamo un pubblico molto eterogeneo, che va dal ragazzo, dal giovane, fino a over 65, insomma. Perché appunto cerchiamo di fare una programmazione che possa interessare tutti, anche facendo dei progetti non proprio appunto semplici all'inizio. E senza quella voglia di osare, di partire da sé, dalle proprie esigenze insoddisfatte, non avrebbe visto la luce un'altra esperienza che ha del miracoloso. La riapertura a Perugia nel dicembre scorso, dopo 14 anni di abbandono, dello storico cinema De Sé cittadino, il Modernissimo, che ora si chiama Postmodernissimo. Riapertura in una forma particolarissima. Un'impresa con la cultura al centro che vede protagonisti in prima battuta i quattro soci fondatori della cooperativa sociale, ma che vedrà la partecipazione del pubblico nella compagine proprietaria attraverso l'azionariato popolare, che è stato voluto per creare un rapporto vero con il pubblico. La cultura che osa si fa impresa e si apre alla città, quindi, per di più restituendo alla fruizione uno spazio chiuso dal 2000. Anche in questo caso una sana attitudine punk, un partire dalle proprie esigenze. I ragazzi ci hanno aperto le porte quando il cinema era ancora un cantiere.
Siamo partiti da una nostra esigenza, da un nostro bisogno, perché ognuno con la propria, diciamo, vita culturale alle spalle, però siamo tutti quanti, noi quattro, diciamo, fondatori della cooperativa, dei grossi appassionati di cinema. E quello di cui ci rendevamo conto, anche avendo visitato alcuni paesi europei, che purtroppo questa era una cosa che mancava. Era un certo tipo di offerta culturale e un modello di socialità, se vogliamo, che si stava un po' perdendo. Ma ci siamo resi conto che la situazione andava, in un certo senso, cambiata. È così che è rinato il modernissimo. Un cinema già di per sé originale, perché è una multisala ma de sé, ma che ha altre caratteristiche che ne fanno un unicum nel suo genere. Non sarà anzitutto solo cinema e soprattutto, per quanto riguarda la parte cinematografica, sarà un progetto che cerca di coinvolgere la cittadinanza. Quindi noi ovviamente proporremo quello che una volta si chiamava cinema de sé, venendo incontro a quelle anche che sono le esigenze degli spettatori. Ci saranno anche tutta una serie di attività diverse, quindi dal teatro a concerti musicali piuttosto che incontri letterari, presentazioni di libri. E non solo. Un sogno, ecco di nuovo la parola, che si fa realtà grazie al lavoro e a una sana attitudine visionaria. Il sogno nel cassetto da quando eravamo, insomma, tutti e quattro adolescenti, era quello di poter avere la possibilità di avere un posto del genere. Siamo contenti di aver recuperato questo spazio perché è un po', diciamo, il cinema storico della città. È stato il primo cinema di Perugia a partire dagli anni 30. Sogni, idee, bisogni. Cose immaterialissime che danno vita a cose tangibili, che resuscitano spazi e fanno respirare, usandola al meglio, la cultura, che non si tocca, ma è cibo irrinunciabile, senza il quale saremmo condannati all'inedia. La cultura gli crea gli spazi, ma ne ha anche bisogno. Un concetto espresso bene da chi di inedia non vuole morire e cerca un futuro aperto, come gli spazi che reclama. Perché il futuro se lo sta costruendo ora, sono gli studenti. Lo spazio deve essere sia fisico che mentale. Tutto ciò però può essere fatto solamente se si crea, diciamo, allo studente uno spazio fisico accogliente e all'altezza delle sue esigenze. Riappropriarsi degli spazi di aggregazione e nelle scuole in primis è una delle nostre più grandi rivendicazioni. Lo spazio è lo specchio di quello che una persona può diventare e che un'istituzione come la scuola può diventare. Tutto il potenziale si cela in quello che lo spazio riesce a far emergere dalla persona e dal gruppo scuola, dal gruppo classe. Gli spazi attualmente sono un problema nella nostra regione, sia per lo stato di manutenzione degli edifici scolastici, sia per i reali punti di aggregazione e di ritrovo degli studenti all'interno dei comuni, delle province e anche, soprattutto, anzi, nei punti più periferici della regione. Gli spazi sono un problema, sì, ma ci sono anche risorse. A Perugia, per esempio, c'è una biblioteca che fa dell'apertura delle proprie porte una delle sue ragioni d'essere. Sarà perché è centro di documentazione sui temi della non violenza e dell'apertura religiosa e custodisce il patrimonio di Aldo Capitini. Si trova in un posto splendido, il complesso monumentale di San Matteo degli Armeni. Avere una piccola dotazione iniziale di documenti, più questa ricchezza della biblioteca di Capitini, che è sicuramente una grossa risorsa che la Fondazione Capitini ha messo a disposizione, e poi l'impegno di far crescere appunto questa condivisione. Uno spazio di condivisione e pubblico, quindi quanto mai aperto. Le biblioteche sono uno spazio pubblico, almeno le biblioteche pubbliche sono uno spazio pubblico, hanno il loro cosiddetto patrimonio di libri, documenti, DVD e così via, però poi hanno sicuramente delle sale, hanno dei tavoli, hanno delle pareti, quindi sono anche un edificio e comunque un luogo che fa parte di un territorio. Tutto sta appunto nel ricordarselo, cioè di tenerlo sempre a mente e di cercare di svilupparlo. Poi le vie sono davvero molteplici. Gli spazi a volte però li trovi anche dove meno te li aspetti. Il progetto Mandela è un progetto culturale abbastanza complesso perché nasce 27 anni fa.
da un'idea di portare il teatro, che stava in grande crisi allora, di nuovo in mezzo alla gente e in mezzo alle tematiche che in qualche modo ci riguardano molto da vicino. Per cui noi abbiamo dedicato questo progetto culturale ai diritti umani. Abbiamo pensato di coinvolgere i giovani perché erano quelli che erano i più, se vuoi, i più in crisi rispetto anche a una cultura del teatro o a una partecipazione a livello culturale. E ci siamo inventati questi laboratori di teatro, di recitazione, di scenografia, di costumi, di musica, di tutto ciò che è appunto un'attività creativa che poi messa insieme portava a una performance, a uno spettacolo. Dare ai ragazzi, ai giovani la possibilità di confrontarsi su questi temi e di scambiare le proprie esperienze e le proprie voglie in qualche modo creative con persone che questo lo facevano di mestiere. Nasce in una scuola di Terni il progetto Mandela, chiamato così quando il futuro presidente del Sudafrica era ancora in carcere. Una metafora che spiega meglio di mille parole come il futuro lo scrivi a partire da oggi, ma lo puoi tentare di scrivere solo se te lo immagini e se trovi gli spazi per agire. Abbiamo pensato di provarci, proprio abbiamo capito che dovevamo occuparci di valori, no? Riempire di nuovo di valori anche il quotidiano. E sta ancora lì il progetto Mandela, che trovò 27 anni fa lo spazio giusto per usare la cultura al meglio, partecipandola, e rinnovarsi e autorinnovarsi. Ci siamo accorti che funzionava. Funziona e funziona sicuramente tutt'oggi sulle persone. La cosa bella e diciamo sempre nuova e sempre giovane di Progetto Mandela è che gli utenti cambiano e si rinnovano anno per anno. Il metodo rimane lo stesso perché è un metodo partecipativo che funziona e che è, secondo me, il più forte, il più importante proprio per veicolare un discorso di valori. Ma lo spazio di condivisione per eccellenza è la città. È lì che possono nascere cose, rinascere a volte. Ed è lì che non a caso anche un sindacato di universitari che si occupa di problemi relativi agli studenti rivendica di poter agire. Quello è il teatro. E noi dobbiamo ripensare a un territorio e a quel territorio declinarlo secondo quello che può dare quello che è l'apporto di una cultura accademica su un territorio a 360 gradi, tutti i giorni di tutti gli anni. Noi l'abbiamo visto, l'Umbria, fino a che ha avuto una forte università, è stata una regione dalle mille eccellenze. Quando l'università ha iniziato ad arretrare negli ultimi 15 anni, ha dimezzato i suoi iscritti, il territorio ha iniziato a soffrirne e ha iniziato un profondo cambiamento che si è incastrato con la crisi economica in una maniera anche pericolosa. E la risposta a questa nuova situazione, che è la situazione che viviamo noi oggi, non può che essere un nuovo investimento, che però non è fatto solo di finanziamento, ma anche di investimento culturale, di investimento di pensiero. Ripensare la città, insomma, le città tutte, che sono i posti dove tutti noi agiamo e dove dovremmo sentirci più a nostro agio. L'acropoli del centro di Perugia, del Perugino, era un campus naturale per gli studenti universitari, era così dagli anni 70, perché il Perugino viveva nella cultura dell'ospitalità e allo stesso tempo il centro storico era un vero e proprio fiorire di culture diverse e di modi di pensare e di lavorare completamente diversi. Rendere i posti in cui viviamo il terreno fertile in cui possano trovare spazio lo scambio, la creatività, la visionarietà anche, di chi il futuro lo vuole guardare in faccia per migliorare il presente e lo vuole costruire a partire da sé, formandosi prima per costruire poi. Questa è la sfida, che solo con una cultura vera, ampia e partecipata dal maggior numero di persone può essere affrontata degnamente.